Benvenuti ad una nuova puntata di DNA, al consueto appuntamento di medicina di casertasera.it. Stasera parleremo della tiroide, questa ghiandola che tanto fa parlare di sé, e parleremo appunto di tiroide e gravidanza. Che cosa bisogna sapere? Perché questo binomio così importante, tiroide e gravidanza? Ne parleremo con due autorevoli ospiti subito dopo la sigla. Sigla. Bene, ed eccoci ritornati in studio. Passiamo a presentarvi immediatamente gli ospiti che sono la dottoressa Serena Cimorelli, specialista in ostetricia e ginecologia presso il presidio ospedaliero Santa Scolastica di Cassino, dell'ASL di Frosinone. Benvenuta, dottoressa. Salve. E il dottor Lorenzo Scappaticcio, endocrinologo dell'unità operativa complessa di endocrinologia diretta dalla professoressa Catherine Esposito, dell'azienda ospedaliera universitaria Vanvitelli di Napoli. Benvenuto Buonasera, anche grazie per l'invito. a lei. Bene, faremo un po' una trasmissione un po' atipica, diciamo una sorta di intervista doppia. Ecco, la prima domanda la farei al dottore Scappaticcio e poi subito dopo, ovviamente, la dottoressa Cimorelli. E quindi chiederei, in questa sorta di intervista doppia, perché questo binomio della gravidanza con la tiroide? Sì, le patologie tiroidee sono molto frequenti in età fertile e colpiscono proprio molto le giovani donne. Mi sto riferendo sia all'ipotiroidismo che all'ipertiroidismo. Quindi, innanzitutto, per una questione epidemiologica, ovvero dell'alta prevalenza di queste patologie tiroidee in età fertile, nelle donne. E poi perché sia l'ipo che l'ipertiroidismo si associano a disfunzioni ovulatorie che compromettono la fertilità della donna e inoltre sono associate anche ad aborti spontanei, a nascite pretermine e a preeclampsia. Ecco, invece, dottoressa, dal profilo ginecologico, invece. Allora, sotto il punto di vista ginecologico, diciamo che la tiroide femminile in gravidanza si trova a compiere una vera e propria prova d'asforzo. Una prova d'asforzo perché? Perché da un lato deve fronteggiare gli adattamenti inevitabili dell'organismo materno alla gravidanza, dall'altro lato invece, soprattutto nel primo trimestre, deve sopperire alla mancata produzione di ormone tiroideo da parte del feto. Questo perché il feto solo dopo la dodicesima settimana inizia a produrre autonomamente ormone tiroideo. Questo prendendo comunque in prestito una considerevole quota di iodio dalla mamma. Quindi diciamo la tiroide materna è protagonista sia nel primo ma anche nei due successivi trimestri. Allora, se si scopre una patologia tiroidea prima o dopo la gravidanza, o durante la gravidanza, quali sono le cure? Qual è la terapia? Sì. Prima della gravidanza, in caso di ipotiroidismo, la terapia è a base di levotiroxina, quindi l'ormone che sostituisce il normale funzionamento di una ghiandola, in difetto. Questa terapia dovrà essere Quella solita compressina che tutti quanti esattamente. conoscono. Dal nome commerciale molto, molto comune e molto Possiamo utilizzato, dirle, Eutrox, che è sicuramente il prodotto farmaceutico più venduto in Italia, contenente la levotiroxina. Questo ormone tiroideo deve essere mai interrotto durante la gravidanza in caso di ipotiroidismo e solitamente la dose deve essere aggiustata mensilmente e si utilizzeranno dall'inizio fino al termine della gravidanza, quindi fino al parto, delle dosi in aumento, in crescendo. In caso invece di ipertiroidismo vero, come il morbo di base, dove il trattamento a base di ormoni antitiroidei che contrastano l'azione di una tiroide che funziona in eccesso. In questo caso, viceversa, la dose di ormoni di farmaci antitiroidei è una dose più minima, indispensabile per mettere un normale per raggiungere un normale funzionamento della tiroide. Dottoressa. Allora, diciamo che in quest'ottica, come insomma ci ha già illustrato il dottor Scappaticcio,
Le alterazioni sono in due direzioni, le alterazioni della funzione tiroidea in gravidanza, cioè una tiroide che ci funziona di meno o una tiroide che ci funziona di più. Per questo motivo, già prima di concepire, in una fase preconcezionale, a tutte le donne andrebbe offerto un dosaggio del TSH, che non è un ormone tiroideo, ma è un ormone prodotto dall'ipofisi, che però molto precocemente può accendere la spia che ci fa intuire che qualcosa non va ben prima che insorga una malattia conclamata. L'ipofisi, Quindi, lo vogliamo dire, è quella ghiandola più importante, giusto? esatto, è diciamo il direttore delle nostre ghiandole endocrine, la ghiandola che produce gli ormoni che vanno poi a stimolare tutte le altre ghiandole endocrine. Quindi diciamo che un dosaggio del TSH andrebbe già offerto in fase preconcezionale, oppure laddove la donna non sia riuscita a dosarlo prima della gravidanza, non appena rimane incinta dovrebbe fare tra i primissimi esami, quelli più urgenti, un dosaggio del TSH, in modo tale da fare un'eventuale diagnosi e soprattutto iniziare laddove è necessaria una terapia, soprattutto nel primo trimestre, proprio a causa del fatto che l'ormone non produce, che il feto non produce ormoni tiroidei propri. Diciamo un altro piccolo appunto va fatto sui valori del TSH, nel senso che al di fuori della gravidanza o nella donna che non programma una gravidanza, si considerano, insomma, il dottore ci insegna su questo, si considerano normali valori massimi di 4 microunità per microlitro, invece caratteristicamente nelle donne in cerca di gravidanza o incinte si considerano normali invece valori inferiori a 2,5, cioè una paziente con 3 se non vuole rimanere incinta, se non è incinta non va trattata, se invece è incinta va trattata rigorosamente. Va bene? Dottore, quando e come valutare poi la tiroide? Sì, la collega Cimarelli ci ha anticipato del dosaggio Sì. del TSH, di FT4, di FT3, anche del profilo anticorpale, quindi gli anti-TG e anti-TPO, che sono esami di routine comuni in molti laboratori, per cui va fatta una valutazione per quanto riguarda la funzione tiroidea in gravidanza più o meno mensilmente in caso di patologia in atto. O se non c'è invece una patologia in atto, ma si vuole fare una valutazione durante i 3 trimestri, almeno una volta per trimestre, TSH, FT4 e FT3. Diciamo che aggiungo che il Abbiamo il TSH tempo, guarda, può parlare. rappresenta una prima indagine di screening che effettuiamo noi ginecologi. Chiaramente laddove poi ritroviamo delle anomalie, la paziente viene inviata all'endocrinologo e poi gestita a quattro mani, diciamo. Dottore, una domanda che volevo porre Sì. io. Quali sono i sintomi caratteristici di una tiroide che non funziona? Allora, quando una tiroide funziona poco in gravidanza, la donna è più stanca del solito o più pesante del solito, nel senso che sente una faticabilità diversa da quella che si è soliti avere durante una gravidanza. Questo di solito l'ipotiroidismo quando è conclamato. Viceversa, in caso di ipertiroidismo, quindi di eccesso di funzionamento ghiandolare, la donna non riesce a mettere massa durante la gravidanza. Quindi diciamo, siamo alla conclusione, diciamo che sostanzialmente abbiamo compreso che è importante il binomio appunto ginecologo-endocrinologo. Quindi abbiamo acquisito stasera un'altra nozione importante che ovviamente tutti dovremmo fare tesoro, soprattutto anche in fase di prevenzione, anche Assolutamente. non solo nella gravidanza, Diciamo a giusto? questo proposito mi permetto di dire che, insomma, essendoci in Italia tante aree geografiche con carenza di iodio, sarebbe buona norma per tutte le donne che intendono, programmare una gravidanza utilizzare il sale iodato e alle donne poi in gravidanza offrire comunque un multivitaminico che contenga iodio, anche laddove non ci siano alterazioni del TSH, non si riscontrino delle anomalie della funzione della tiroide vere e proprie. Questo è un discorso soprattutto per le nostre regioni dell'entroterra, diciamo. Esatto, io ricordo molti anni fa che era molto presente il gozzo Sì, in queste certo. zone, no? C'era un perché. Sì, perché prima c'era una carenza, oggi l'Italia da alcuni anni ha raggiunto, è un paese, una nazione iodosufficiente, per cui questo nel tempo ha permesso di smaltire tutti i gozzi che erano molto più diffusi e anche più importanti in termini di volumetria ghiandolare. Quindi oggi, grazie alla sostituzione dello iodio nelle acque e nel sale da cucina,
ha fatto sì da ridurre quei grossi noduli che noi vedevamo in Mi pubblico. ricordo di queste signore che Sì, venivano sì. in ospedale, quindi vuole aggiungere qualcosa? Sì, mi permetto di dire a proposito dell'ipertiroidismo, insomma, dal nostro punto di vista ostetrico, che spesso si tende a demonizzare la terapia dell'ipertiroidismo, soprattutto in gravidanza. Insomma, Lorenzo, ne sa più di me in questo senso. Ed invece è fondamentale iniziarla subito, ma soprattutto voglio sottolineare che è una terapia che va iniziata in mani esperte, cioè sono farmaci poco maneggevoli. E che vanno maneggiati appunto da endocrinologi con grande esperienza. E Io volevo concludere, siamo veramente alla fine, però dalla regia. poi mi Sì. permetto di aggiungere una nota sulla tiroidite postpartum, che è un'evenienza diciamo abbastanza sottovalutata, sommersa nell'informazione pubblica, ma colpisce 8 donne su 100, cioè un'alterazione della funzione tiroidea spesso in senso deficitario che segue le settimane dopo il parto. E che spesso viene mal diagnosticata proprio perché può sovrapporsi alla diagnosi di depressione postpartum. E diciamo, questo è un errore diagnostico molto importante perché Sì. magari la signora potrebbe trarre un giovamento da una terapia endocrinologica che invece non le viene proposta perché a volte non si ha l'intuizione di andare a capire la tiroide come funziona. Quindi, diciamo, anche in questo senso, a volte le manifestazioni cliniche sono la punta di un iceberg, però se andiamo ad indagare Certo. sotto troviamo altro e insomma da una giusta collaborazione può scaturire solo il beneficio della paziente. Dottore, vuole aggiungere qualcosa? No, no, grazie. Vogliamo concludere con un messaggio nelle rispettive posizioni specialistiche alle Sì, persone, ai cittadini. come messaggio per le donne oggi, perché il fulcro del nostro intervento è la donna, quindi per le donne che vogliono concepire almeno un TSH con FT4 e FT3, gli anticorpi, quando si rivolgono al ginecologo, prima di andare già alla prima visita, di esaminare la funzione della tiroide. Poi eventualmente, prima della gravidanza, anche un'ecografia della tiroide. Che sono innanzitutto Esami di routine, esami di routine facile sul di sangue. assolutamente. Si possono fare in un normale laboratorio. Assolutamente. Esatto, e mi allineo a Lorenzo, diciamo che oramai è diventata comune nella pratica clinica, insomma, almeno Tutti un dosaggio del conoscono. TSH nelle pazienti che intendono concepire, ecco, fare una profilassi con un'alimentazione iodata, insomma, dare importanza a cose che a volte possono rimanere nel cassetto. Certo, Ok? bene. Allora a questo punto, se non abbiamo nulla da aggiungere, la nostra trasmissione termina qui. Grazie ai nostri ospiti, alla dottoressa Serena Cimonelli, al dottor Lorenzo Scarpaticcio, alla regia e a tutti voi che ci avete seguiti. Alla prossima, sigla.